Il Cavore dei Fossi è un canale in muratura che è servito per spostare l'acqua del fiume Seveso dalla parte nord di Milano alla parte sud di Milano. Questo canale in muratura è stato coperto agli inizi del Novecento. Questa struttura naturalmente oggigiorno è soggetta a carichi che sono ben superiori rispetto ai carichi che erano quelli di progetto per quegli anni, quindi sicuramente c'è stata un'azione meccanica e c'è un'azione meccanica sulle strutture, soprattutto sulle volte, e questo ha provocato a dei dissesti, a delle fessurazioni negli elementi. Per quanto riguarda la questione legata al degrado invece, la parte in cui scorre l'acqua è sicuramente soggetta a un fenomeno che si chiama di dilavamento. Questo fenomeno è un fenomeno che avviene normalmente nelle acque, soprattutto nelle acque pure, come l'acqua che corre all'interno del canale Re dei Fossi. Perché? Perché quest'acqua pura tende a disciogliere quelle che sono le sostanze che sono più solubili e presenti nei materiali con cui viene a contatto, tra cui i materiali da costruzione. Questo è un fenomeno normale, perché è quello che avviene normalmente nell'acqua che beviamo tutti i giorni. Infatti l'acqua che beviamo tutti i giorni contiene una serie di sali, lo vediamo nella composizione chimica che abbiamo sulle bottigliette dell'acqua che beviamo normalmente. Questi sali sono stati asportati dal terreno, dalle rocce. La stessa cosa avviene anche all'interno del Cavore dei Fossi. L'acqua che è pura perché viene in parte dal fiume ma in parte dall'acqua piovana tende ad asportare le sostanze più solubili, in particolar modo quelle che sono presenti nella malta di allettamento che tiene i mattoni degli elementi in muratura che costituiscono questo cavo. Gli interventi che sono previsti per il consolidamento statico del Cavore dei Fossi sono il ripristino della volta, dei piedritti e del fondo del corso d'acqua. Per quanto riguarda il ripristino della volta, si opera una prima fase di idroscarifica del manufatto esistente, dove vengono create delle asperità di circa un centimetro per garantire l'aggrappaggio della successiva stesa di malta fibrorinforzata. Il pacchetto che va a consolidare la volta avrà uno spessore di 20 cm di malta intervallato da due fogli di rete elettrosaldata di acciaio. I quantitativi complessivi per questa fase di lavorazione che vengono posti in opera lungo tutti i 2500 metri di corso d'acqua sono circa 5000 metri cubi di malta cementizia e circa 600 tonnellate di acciaio. La tecnologia che abbiamo cercato di applicare per ottenere l'aumento della resistenza statica consiste in una realizzazione completamente all'interno della tombinatura di una nuova malta con appunto materiale fibro rinforzato in modo tale da non comportare scavi a cielo aperto che non sono stati presi in considerazione, non potevano essere presi in considerazione visto il contesto urbano in cui si applica. Quindi abbiamo cercato di applicare una tecnologia che lavorasse completamente in sotterraneo, cercando di disturbare il meno possibile il traffico cittadino e tutte le attività commerciali e non che si affacciano lungo via Piave, via Premuda e via Montenero. Entrando nel merito del progetto, prevede la realizzazione di una nuova volta interna con uno spessore di circa 20 cm. E questa nuova volta non usufruirà della resistenza statica della volta esistente, quindi la volta esistente non è stata considerata ai fini statici, tutti i carichi stradali verranno assorbiti dalla nuova soletta interna. Grossa importanza ha avuto la sicurezza su questo intervento, perché non è mai stata fatta un intervento del genere in un luogo confinato con la presenza di acqua, addirittura acqua corrente, non controllabile. Per mettere a sicurezza i lavoratori abbiamo installato delle centraline che comunicano con dei sensori posti già in esistenza da Metropolitana Milanese, i quali ci avvertono l'innalzamento improvviso dell'acqua dovuta a grossi eventi atmosferici, grazie ai quali col preavviso di un'ora e mezza suonano degli allarmi e abbiamo delle procedure che fanno in modo di evacuare il cavo e far uscire il personale che lavora al suo interno e metterlo in sicurezza. La
principale caratteristica del Mantegraut FMR PP è quella di mantenere un'elevata resistenza alla sollecitazione di tipo flessionale anche dopo la fessurazione della matrice cementizia. E questo grazie alla presenza di speciali fibre polimeriche di tipo strutturale. Affinché il materiale svolga la sua funzione è necessario che sia ben adeso al supporto in calcestruzzo e che raggiunga un adeguato livello di resistenza meccanica. La prova di adesione, in accordo alla norma IN 1542, prevede la stesura di uno strato di malta su di una lastra normata in calcestruzzo di caratteristiche note e successivamente all'indurimento la misura della forza necessaria per strappare una porzione di malta dal substrato. Il risultato è calcolato sulla media di 5 valori ed il requisito minimo previsto per questa tipologia di prodotto è di 2 MPa. Nel caso specifico sono stati raggiunti 2,8 MPa, soddisfando quindi la richiesta minima prevista. La prova più classica per questa tipologia di prodotto è la prova di resistenza alla compressione. Questa prova ci indica la capacità del materiale di resistere ai carichi di tipo assiale e si esprime come carico per unità di superficie. Nel caso specifico, il valore di resistenza ottenuto è stato di 71 MPa, quando il limite previsto dalla norma è di 45 MPa e quindi ampiamente soddisfacente per quanto riguarda la tipologia di prodotto previsto dalla norma IN 1504 parte 3 per le malte strutturali di tipo R4. Per valutare invece la principale caratteristica del Mantegraut FMR PP è necessario eseguire una particolare prova su trave. La particolarità consiste nel sollecitare continuamente a flessione la trave fino al raggiungimento del carico di prima fessurazione, che è ben riconoscibile dalla presenza di una fessura verticale sul provino. Nonostante la presenza della fessura, il materiale è in grado di mantenere il carico flessionale e quindi la prova prosegue fino ad un'apertura di fessura di ben 3,5 mm. La registrazione dei dati consente di elaborare un grafico dal quale è facilmente visibile il punto angoloso in corrispondenza del carico di prima fessurazione, per poi vedere il mantenimento del carico all'apertura di fessura e quindi arrivare alla registrazione del carico residuo all'apertura della fessura di 3,5 mm. MAPEI è da sempre attiva nel campo del ripristino e rinforzo delle opere infrastrutturali esistenti. Grazie all'esperienza acquisita, MAPEI è sempre pronta a supportare tutti gli operatori della filiera delle costruzioni, garantendo assistenza dalla fase progettuale fino alla fase realizzativa delle opere.